Non dimenticherò mai il nostro primo incontro. Dopo le aspre lotte degli anni giovanili, era arrivato il successo e anche un po' di denaro. Ero in vacanze. Viaggiavo verso ovest, da Mosca a Parigi, quando il treno si fermò in una stazione di campagna della Germania orientale. Salivano nuovi viaggiatori. Signori, in vettura! In vettura! Sulle prime fui un po' deluso. Ma poi capii di aver lasciato alle spalle l'inverno russo. La primavera stessa era entrata nel mio scompartimento. La guardai affascinato. Durante tutto il viaggio tenne quasi sempre gli occhi chini sulle carte, ad eccezione di qualche sguardo enigmatico che sembrava promettere non capivo cosa. E ora se ne andava, inaspettatamente come era venuta. Il viaggio sarebbe stato triste senza di lei. E non avevo neanche udito la sua voce. Scusatemi. Scendete anche voi. No, mademoiselle. Vado a Parigi. Oh, peccato. Facchino, volete prendermi le valigie? E fu così che mi trovai a Wiesbaden. La cercai dappertutto. Ma qualsiasi sentiero si percorre in quella stazione termale, si arriva sempre al casinò da gioco.